cantieri. Nessun ferito ma diversi danni durante la protesta scoppiata nella notte nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma. Claudio Vedovati. Materassi distrutti, porte divelte, danni consistenti a una palazzina, sarebbero queste le conseguenze dell'ennesima protesta dei detenuti avvenuta la notte scorsa, questa volta nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma. Gli agenti della polizia penitenziaria, alcuni dei quali sono stati richiamati d'urgenza in servizio, ci hanno messo 4 ore a partire dalla mezzanotte per riportare la situazione alla normalità. Non ci sarebbero feriti e i responsabili sono già stati trasferiti altrove. Quel che è accaduto a Casal del Marmo conferma le criticità di quell'istituto e in genere del sistema penale minorile detentivo. Non è la prima protesta che scoppia nel penitenziario romano, dove al momento sono reclusi 54 detenuti a fronte di una capienza di 45. All'inizio di ottobre un detenuto aveva incendiato la propria cella e in quel caso 4 agenti erano rimasti feriti. Il sindacato chiede l'invio di più personale per garantire che il lavoro degli agenti si svolga in piena sicurezza. La Direzione Nazionale di Sicurezza CISA del Lazio chiede un'azione forte da parte dell'amministrazione, ma con tempo anche una vicinanza, visto gli episodi che si stanno ripetendo in questi mesi. Bisogna intervenire con più risorse e più possibilità di reinserimento per i ragazzi trattenuti. Ci spostiamo ad Amatrice.